Buonasera a tutti, ben ritrovati in questo lunedì 5 settembre che si preannuncia essere davvero stellare. In questo momento l'Italia è in vantaggio contro Israele grazie al gol di Graziano Pellè 1-0. Diamo questa notizia in diretta, sono passati pochi secondi dalla rete segnata, ma tra poco inizierà la vostra trasmissione fuori dagli schemi del lunedì sera. Mister Romeo sta per cominciare con un parterre de roi, ma anche con una regina importante. Vado subito a presentarvi gli ospiti di questa sera. Aline Doncarli, la nostra astrofata, sempre con noi. Buonasera Aline, buonasera, ben ritrovata. Francesca. Stasera ne scopriremo delle belle. Eh sì. Grazie soprattutto all'aiuto delle stelle. Certamente. So che hai il tuo quadernino e hai preparato per noi delle sorprese, ma no, ovviamente non possiamo svelarle in anteprima. Accanto a lei, onnipresente il lunedì, il nostro Luigi La Serpe, direttore di Tutto Viola. Buonasera, buonasera Luigi, buonasera. Ben ritrovato. Ho il nome di chi ha fatto il trasloco a Casa Sosa. Questo è uno scoop. Questo è lo scoop, eh? Questo è il vero scoop. Sento già un vis polemica da parte tua. Vabbè, approfondiremo l'argomento, ci sarà tempo. Beh, adesso lasciatemi prendere qualche secondo in più per introdurvi l'ospite, senza nessuna offesa per gli altri, però d'eccellenza. Lui è un Superman, è un numero uno, è il grande, indimenticato, indimenticabile, vabbè, si parla da solo. Sebastian Fre, buonasera Sebastian. Buonasera a tutti. Per la notizia, il trasloco l'ho fatto io. Capito? E voi possiamo, anche a me una, no? Possiamo confermare che Seba Fre ha altre velleità, oltre quelle naturalmente ben note di fare il portiere e anche appunto di fare traslochi. È anche un bravissimo barman, poi scoprirete su Facebook perché naturalmente nel profilo social di RTV38. Concludiamo con colui che è fortissimo sulla fascia, è fortissimo. Perché anche sulla mia fascia sinistra lo è tuttora, Alberto Di Chiara. Buonasera Alberto. Buonasera a tutti. Ben ritrovato. Beh, come avete visto è davvero un cast stellare che andrà a arricchirsi in corso di opera, perché immancabile sarà l'editoriale di Xavier Iacobelli e poi naturalmente lo spazio nell'ultimo blocco, hashtag chiedilo a Ferrara. Tutte le domande per il vostro Benedetto Ferrara, noi saremo qui pronti a dare le risposte, anzi Benedetto sarà qui pronto a darvi appunto le risposte, quindi non vi muovete, canale 15 digitale terrestre oppure in streaming www.rtv38.com. Mister Romeo, il calcio fuori dagli schemi è solo qui, piccola pausa e poi iniziamo, alla grande! Ritrovati a questa puntata di Mister Romeo, lunedì 5 settembre, pausa dal campionato, la nazionale italiana guidata da Ventura sta giocando contro Israele, sta vincendo grazie al gol di Graziano Pellè, ma noi siamo qui per raccontarvi il calcio davvero fuori dagli schemi. Comincia così una serata spettacolare, stellare qui a Mister Romeo, soprattutto per gli ospiti che ho avuto il piacere di presentarvi durante la nostra anteprima. Tantissimi li vedete adesso tutti insieme appassionatamente, c'è anche Superman, ma noi lo sapevamo già che Seba Fre era un Superman, non c'era bisogno della maglietta, comunque bellissima la maglietta, bene, complimenti bene. Seba, sai sempre come stupirci, devo dire. C'è anche quella di Capitan America, è lui, io l'ho vista. Sì, certo. Certo. Supereroi. Batman, c'è anche Batman, per i 90 anni della Viola, Batman. Tutti supereroi, tutti supereroi concentrati nel numero uno per eccellenza, indimenticato e indimenticabile della storia naturalmente recente della Fiorentina, Sebastian Fre. Allora, tanti saranno gli argomenti di questa sera, perché anche se è pausa del campionato, di calcio c'è sempre da parlare, e molto, perché moltissimi sono gli argomenti che ci gravitano intorno, e un argomento principe si è imposto agli onori della cronaca sportiva e non proprio oggi. Ebbene, oggi c'è stato un presunto scoop da parte di un giornalista di Mediaset, secondo il quale appunto Paolo Sosa era pronto a fare le valigie e trasloco da Firenze. Noi partiamo da qui e dall'editoriale del nostro direttore editorialista del Corriere dello Sport Stadio, Xavier Iacobelli. Mm.
Il trasloco di Paolo Sousa ha scatenato in giornata una ridda di congetture, di interpretazioni, di voci, di rumors. Sousa lascia Firenze, Sousa lascia la Fiorentina, Sousa si dimette, in rotta totale di collisione con la società viola. Invece trattasi di cambiamento di dimora. Ma al di là dell'episodio rimane nella tifoseria gigliata la sensazione che il rapporto fra il tecnico portoghese e il club dei Della Valle non sia più così felice come ai tempi della luna di miele di un anno fa. In realtà credo che urga un chiarimento e soprattutto che sia il tecnico a dire con franchezza, con la schiettezza che lo contraddistingue, se sia o non sia soddisfatto di rimanere a Firenze, se sia o non sia concorde con i programmi della società. Il mercato ha suscitato molte critiche e pochi apprezzamenti. La cessione di Marcos Alonso, che è stata l'ennesimo capolavoro di Pantaleo Corvino, rammentiamo la plusvalenza record realizzata dalla Fiorentina, ha innescato una serie di considerazioni e soprattutto di appunti e di stralli rivolti non contro il direttore sportivo, che ha fatto benissimo il proprio lavoro, partiva da un deficit dell'ultimo bilancio di 34 milioni di euro e lo ha praticamente ripianato, abbattendo anche il monte ingaggi, ma la critica di una parte della tifoseria è rivolta soprattutto verso la proprietà. Io penso che come sempre debbano essere i fatti a schiacciare le parole, ogni opinione è rispettabile, ma alla fine conteranno i risultati che questa Fiorentina avrà ottenuto al termine della stagione italiana ed europea. Ecco perché trasloco di Paolo Sousa o non trasloco, urge un chiarimento che sia definitivo, perché si capisca con nettezza che Paolo Sousa condivide il progetto, il piano di lavoro della Fiorentina. Altrimenti il trasloco sarà inevitabile, ma è molto meglio dirsi le cose in faccia piuttosto che affidare messaggi a indiscrezioni, congetture, rumors che hanno soltanto uno scopo, quello di intorbidire ulteriormente le acque. Invece la Fiorentina più che mai in questo momento ha bisogno di assoluta chiarezza. Allora, voglio partire da Sébastien Frey. Allora, diciamo che questo si può dire perché è una cosa chiara, diciamo, come il sole. Paolo Sousa ha effettivamente perso un po' di smalto, un po' di entusiasmo rispetto alla scorsa stagione. Tu come lo vedi quest'anno, questo allenatore? Beh, lo vedo, ne parlavamo prima, è un personaggio che ho conosciuto nel 98, che giocavo con lui nell'Inter, anzi mi allenavo. È una persona di grande carattere, grande personalità. Quello che succede quest'anno, sicuramente da allenatore avrà fatto delle richieste di mercato per costruire una squadra per le sue idee, in base alle sue idee. Sicuramente i segnali di adesso sono che il club non l'ha del tutto accontentato, quindi si sente che c'è un po' di malumore, un po' di distacco tra le due parti. Sono segnali, non dico preoccupanti, però bisogna stare molto attenti, soprattutto in una piazza come Firenze. Ecco, anche tu, Alberto Di Chiara, da ex giocatore, quanto è importante per un calciatore, per una squadra, il rapporto e l'entusiasmo anche del proprio allenatore? Ma penso che sia fondamentale, deve essere l'allenatore a trascinare un pochino, a dare le motivazioni a tutto il gruppo, ai giocatori, lo spogliatoio stesso, deve essere lui il motivatore. Se comincia a essere lui ad essere il problema, quindi l'anno scorso ha fatto una dichiarazione, forse neanche volendo, abbastanza infelice, che in cui aveva detto che lui in un certo periodo, soprattutto nel girone di ritorno, aveva perso un pochino di entusiasmo e quindi la colpa delle prestazioni non esaltanti del girone di ritorno potevano addossarsi a questa motivazione. Secondo me non può starci, un allenatore deve avere sempre la motivazione giusta, sennò deve essere chiaro, come si parlava adesso prima, Xaver Iacobelli diceva della chiarezza. C'è un pochino di mancanza di chiarezza, ma la cosa importante quando c'è per uno spogliatoio e per anche l'allenatore stesso, che ci sia una società dietro che ti sorregge e che ti possa sostenere in momenti di difficoltà.
Forse ci sta, manca qualcosina, ma forse anche basterebbe poco, credo, per cercare di risollevare un ambiente che ha bisogno di entusiasmo, come dicevi tu. Di un po' di verve, forse. Un po' di verve, ce n'è bisogno assolutamente. Oggi c'è stato un falso scoop, no? Perché effettivamente Paolo Sousa, lo possiamo dire, ha cambiato casa, ma non ha cambiato città. Forse ha cambiato comune, ma... magari per esigenze personali. Periodi di trasloco, sì. Insomma. Ci può stare, certo, ci può stare anche di sbagliare, come è successo al collega, che pensando appunto al fatto del trasloco... Ma l'hanno visto mentre lo faceva, non ho capito. Non lo so, è venuto fuori questa notizia e praticamente sembrava che Sousa avesse lasciato la Fiorentina, si è dimesso, ormai proprio legato anche a tutti questi rumors di questi giorni e anche un po' alle facce, tra virgolette, tristi che ha fatto vedere in più di un'occasione Sousa. Io volevo ripercorrere velocemente, anche da un punto di vista cronologico, quello che è successo, diceva Alberto Di Chiara. Sì, Sousa disse questo, cioè io ho perso un po' di entusiasmo, la settimana dopo, che però aveva detto, nella settimana precedente, che i giocatori stavano bene fisicamente e che era un problema esclusivamente di testa. Non c'è chiarezza. Quindi lì chiaramente ha messo, la cosa poi è passata sotto, non è che ci hanno fatto molto caso, ma i giocatori si sono sentiti responsabilizzati di una cosa che alla fine non era poi colpa loro, perché... l'allenatore, come giustamente avete detto voi due e gli spogliatori l'avete vissuti, insomma l'allenatore fa tanto, ti motiva, e lui è stato un grande motivatore nella prima parte del campionato, perché ha tirato veramente, come si dice fuori a Firenze, il sangue dalle rape, e abbiamo visto una squadra che ha fatto cose straordinarie, e poi però tutto si è spento e adesso bisogna che ritrovi la forza di ripartire. Si starà a vedere, si guarderà anche le stelle, perché certamente, secondo Alin, la nostra strofata, Paolo Sousa a Firenze, che fa? Rimane, va via? Che cosa segno dicono è lui? Le stelle? Vergine. 37. Secondo me va via. Però dopo Mercurio è retrogrado, e quindi chi studia astrologia sa che quando Mercurio è retrogrado tutto va storto. E quindi no, secondo me va via dopo il 22. Qualcosa c'è. Dopo il 22 di... settembre. Di settembre. Oddio ragazzi. Insomma adesso. Dal 22 va bene. Va bene, va bene. Questa l'abbiamo Sousa detta. Si scherza, questa l'abbiamo detta. Però... chi sembra non particolarmente contento, o almeno non lo è una parte così della tifoseria, l'hanno anche espresso attraverso un comunicato, sono sicuramente i tifosi, quindi l'utenza viola. Intanto c'è un rigore? Intanto c'è un rigore per chi? La nazionale per l'Italia. Grandi proteste. Fialo su Buonaventura. Vediamolo, lo seguiamo un attimo. Fale su Buonaventura. Ma non viene utilizzata la... Speriamo che non tiri i pelleri. No. Già, la moviola in campo. Sì, forse, forse, forse il contatto c'è. Vediamo. Forse il contatto c'è. Un po'. Ah, sì, c'è. Sì, la botta, la botta la prende. Rigore, sì. C'è. Quindi rigore. Altro rigore. Quindi come, vediamo. Come disse insomma, Bosco, intanto che aspettiamo. Rigore c'è quando l'arbitro fischia. Esatto. C'è poco da dire. Quindi a sfavore dell'Italia. No, calcio di rigore, Candreva sul dischetto. Perché c'era solo in bianco. Candreva. Candreva. Non lo so, grazie. Vediamo un po'. No, penso che sia l'azzurro, sai. Siamo hanno cambiato Candreva. La mezz'ora, parte il tiro. 2-0. Bene. Ok, 2-0 per l'Italia. Riprendiamo le fila del questo nostro discorso. Lui, eh? Questo prendevi. Lo prendevi tu, lo Seba? Lo intuiva. No, ma come lui, parte opposta. Sì. Parte opposta, via. Va bene. Allora, riprendiamo le fila del nostro discorso e ritorniamo al tema della Fiorentina, perché ci importa naturalmente sapere cosa ne pensate voi. Allora, noi oggi con la nostra redazione siamo andati un po' in giro per sentire la voce dei tifosi viola sul presunto, chiamiamolo così, caso Sousa. Secondo me no, rimane, perché deve rimanere, è uno dei punti fermi di questa Fiorentina, e se le cose vanno bene fra lui e lo staff dirigenziale, non vedo il motivo per il quale debba andare via dalla Fiorentina. Secondo noi Sousa rimane a Firenze, è una buona piazza, sta facendo le sue esperienze rispetto a quelle precedenti, insomma. Diciamo che la società forse non l'avrà accontentato con tutto, ma la squadra buona ce l'ha, vediamo di mettere insieme tutto e fare un buon campionato. Per me rimane Sousa e sarei felice che rimanesse. Non andrà via per me, me lo auguro. Ma io spero che resti, perché è un grande allenatore e fa comodo a questa squadra in questo momento.
Spero davvero che non se ne vada perché ne abbiamo davvero bisogno, quindi staremo a vedere poi come evolveranno le cose. Per ora no, penso fino a fine stagione che rimanga. Sicuramente a fine anno, siccome anche Paolo Sosa è una bandiera della Fiorentina e tutti i giocatori moderni e allenatori moderni, per loro la bandiera è Dio Soldo. Quindi se trova una squadra che gli dà di più, ma non bisogna il raddoppio, basta qualcosa di più, Paolo Sosa va via. Vabbè, allenatore, parecchi giocatori, presidente, dovrebbe cambiare tante cose, però... Beh, mi pare che molti siano positivi nei confronti della posizione di Paolo Sosa, attuale allenatore della Fiorentina, no? Direi di sì, perché no. Mi sembra che alla fine... Allora, prima di tutto non c'è tempo per cambiare, uno. E due, l'anno scorso ci ha fatto vedere un Dr. Jekyll e Mr. Hyde, giusto? La prima parte è straordinaria, la seconda parte dove si è perso probabilmente delle problematiche di rapporti con la società, per cui perché non pensare che invece ripartendo, conoscendo meglio il campionato italiano, cosa che non conosceva, possa far bene. E poi quest'anno tutto sommato ha una rosa forse, e sottolineo forse, leggermente più debole di quella dell'anno scorso, ma lo sottolineo 10 volte forse, e ha dei giocatori nel proprio ruolo, quindi eventualmente la squadra potrebbe anche sorprendere, anche perché le altre squadre mi sembra si siano leggermente indebolite, poi vediamo. Sebastien, la Fiorentina, non so se hai avuto occasione insomma di seguire qualche partita, molti l'accusano di essere questa Fiorentina di queste prime partite, quindi considerando anche le 5 amichevoli di agosto più le 2 partite di campionato, una fotocopia della Fiorentina deludente dell'anno scorso. Ti sembra così oppure secondo te ci sono anche degli aspetti positivi? Sì, beh, deludente l'anno scorso non mi sembra, comunque tutto sommato ha fatto una stagione, sì, una prima parte molto importante, una seconda parte un po' meno, però ha fatto gol l'Israele, 2-1. 2-1, il bello della diretta. Parentesi chiusa. Si è fatto un bel gol, tiro in croccio. Chi è stato? Stai chiedendo troppo adesso. Bel Chain. Abbia pazienza. No, comunque ritornando alla Fiorentina, ovviamente ha finito così, adesso sta riprendendo, ma comunque sono 2 partite di campionato, la preparazione, vabbè, le partite non sono state forse in preparazione tra le più belle, perché avranno fatto un lavoro fisico importante, c'è stato un po' di stanchezza, un po' magari di cambiamenti, però io no, da questo punto di vista non sarei tanto preoccupato. Per il fatto dell'allenatore, comunque spero che metteranno in considerazione il fatto che cambiare un allenatore adesso vorrebbe dire un allenatore che arriva, deve rifare il lavoro di quello precedente, cercare di conoscere il gruppo il più veloce possibile. Fa la fine dell'Inter, insomma. Ecco, secondo me cambiare l'allenatore adesso, o andava fatto prima, se no almeno fino a gennaio andare avanti così, certo. Questo è il mio punto di vista, per cercare di mantenere un gruppo, dei giocatori positivi, con un'impronta positiva, e ovviamente anche il tifoso cercare di tenerselo con sé, perché a Firenze si sa che comunque il tifoso è il 12° uomo. È il 12° uomo, e una parte del tifo fiorentino è molto arrabbiata con la società che, diciamo, l'ha un po' accusata di aver fatto un mercatuccio un po' al di sotto delle aspettative, però c'è anche chi è contento e dice ma aspettiamo, però diciamo che c'è quella parte rumorosa della curva Fiesole che ha fatto un vero e proprio comunicato che, insomma, a parte. Ho detto una parte, sì, no, per dovere di cronaca. Curva Fiesole sono 10.000 persone. Giusto, hanno detto di non essere contenti di questa sessione di mercato, che si aspettavano comunque qualcosa in più sulla base di dichiarazioni fatte da esponenti della società. Rimane fermo il detto che tutti sono importanti ma nessuno è indispensabile, Alberto Di Chiara?
questo mai come in questi ultimi anni. Io credo che non ci siano più grandissimi talenti, nel senso quelli che possono fare la differenza rispetto chiaramente a quello che poteva succedere negli anni, non dico tanto negli anni miei, anche negli anni tuoi, insomma. Certo, certo. Probabilmente non c'è questo, questa, se ne può fare a meno, soprattutto con le sproporzioni che ci sono adesso. Ci sono delle valutazioni che secondo me vanno al di là del valore effettivo dei giocatori che vengono. Forse l'unico giocatore di questa nuova generazione che, tra virgolette, tra la passione che mette in campo, la grinta, l'affetto che hanno i tifosi, che comunque fa da tramite tra tifosi e squadra, è Borja Valero. In questo, non solo per le prestazioni, per la personalità. Bravo, la personalità e la tranquillità della tifoseria. Comunque penso che sia l'unico giocatore in quindi questo momento. Quindi l'uomo spogliatoio per te, Sebastiano? Ma io penso di sì, perché è un giocatore amato dalla gente, un po' come certi giocatori una volta. È un vero. Giocatore che comunque è sempre applaudito, è un giocatore che quando c'è stata la notizia che forse ecco, sono successe una bagarre, ecco. C'è chi è stato detto da diversi abbonati: se vendete Borja Valero restituisco l'abbonamento. Sì, sì, ma proprio quello ci sta, perché è un love profile, un giocatore love profile, sì. Alla vecchia maniera. Non sì, è, sì. Lo trovi davvero a fare la spesa al centro commerciale, tranquillo, umile, che dà l'anima disponibile, in campo, disponibile, sì. Un giocatore che in una piazza come Firenze ha il profilo perfetto. Cioè, anche in coda in farmacia io ho assistito a questa scena, quindi lo posso dire, sì. Non nega autografi ai bambini, cioè questa è anche, certo, una cosa molto bella. La disponibilità è sempre, sì, importante. Sì, perché avvicina, no? Appunto i tifosi allo sport che amano, quindi perché c'è molta lontananza perfetto. Adesso non c'è neanche per ecco. Qualsiasi cosa, questi allenamenti a porte chiuse, che possono essere per certi versi, sembra che uno sta preparando veramente una battaglia. La Fiorentina battaglia. Ultimamente in questo senso si è un po' aperta, ci sono stati recentemente allenamenti a porta aperte, si spera, naturalmente perché sperano anche i tifosi, che in un futuro prossimo ce ne siano ancora di più. Allora, abbandoniamo un attimo l'affair, la bagarre attorno all'allenatore viola Paolo Sousa e parliamo un attimo di moda, perché sto per introdurvi un nuovo appuntamento settimanale di Mister Romeo. Lo sapete, la trasmissione del lunedì, hashtag fuori dagli schemi, è davvero fuori dagli schemi, perché non si parla solo di calcio, non si parla solo di sport, o non si parla meglio del calcio giocato, si parla anche un po' di moda, perché ultimamente i calciatori, lo sapete, sono un fenomeno sociale, non solo per via dei social network, ma proprio perché dettano moda e anche lì dettano legge. Noi abbiamo qui un grande esempio, per esempio. C'entro niente. C'entro niente. Tutti si ricordano i tuoi look, eh? Io conosco persone, pensa un po' a Seba, che potrebbero fare un escalation, un excursus su tutti i tuoi look avuti a Firenze. Pensa un po', di capelli e non solo, anche diciamo di stile. L'estrosità. È il momento più estrosità, tranquillo, ma non era a questo, livello di capelli. Della... C'era anche un coro, però non lo ripetiamo. No, per cortesia, ho detto... Bagniamo la serpe, eh? Bagniamo completamente la serpe, lo bagniamo proprio. Allora, stavo dicendo appunto, ritorniamo, riprendiamo le fila, che è un momento di moda, perché tutte le settimane, grazie a lei, che è una fashion blogger di primo piano, scopriremo qualcosa in più in fatto di stile che riguarda proprio un protagonista della Fiorentina. Questo è il momento della rubrica fissa di Ego Graziani. Sentite un po', perché adesso noi cominciamo a visionare e a capire la moda e lo stile secondo un nuovo acquisto viola, Salcedo. Benvenuti ai telespettatori di Mister Romeo. Questa sera sotto l'occhio del mirino abbiamo Carlo Salcedo e la compagna, quindi su Hermosa. Sono una coppia veramente affiatatissima e il primo outfit che ho preso di mira risale circa a maggio, e i due, la coppietta felice, è appunto al mare, in un outfit, cioè una mise perfetta per lei, in questo bikini molto carino, lui con questo pantaloncino con teschio, veramente divertente. Ma non è tanto sull'outfit
che mi vorrei soffermare quanto sull'attrezzatura, cioè lei veramente sembra pronta per non so, una paparazzata con questo super binocolo, e lui invece con braccetto tutto il contrario, recuperato sul Ponte Vecchio, però veramente attrezzati. Infatti il loro profilo Instagram è molto ricco, quindi di selfie, autoscatti. La seconda foto invece molto interessante, la coppia è in total white, quindi total white per lei, per lui, con macchina ovviamente coordinata. L'outfit di Andrea è perfetto, molto attenta sempre ai dettagli. Purtroppo per Carlos un no totale, uno zero pieno, con questo jeggings bianco sembra pronto appunto per duettare con Roberto Bolle, quindi assolutamente bocciato. E vi saluto e ci vediamo alla prossima puntata. Egle Graziani, noi ti ringraziamo perché ci siamo divertiti tantissimo in questa tua rubrica, anzi ti lancio subito l'invito perché ti voglio qui, lunedì prossimo con me, facciamo i cappottini a tutti i calciatori, no scherzo, facciamo un po' di cappottini di look, dai, parliamo un po' di cose anche da donne, così magari anche le ragazze che ci seguono da casa, che io ringrazio e sono tantissime, ci scrivono davvero in moltissime e ci seguono ancora di più con molta più forza. Insomma, i giocatori davvero dettano legge in fatto di moda, vero Seba? Beh sì, da sempre il calciatore è sempre stato seguito su come si veste, come va in giro, come si pettina, tutto. Adesso con i social network sicuramente ha preso delle dimensioni incredibili. Tutto molto più facile. Sì, anche. Beh sì, sì, molta più visibilità con uno scatto, un semplice scatto, tutto il mondo ti può vedere, certo. Come ti vesti, cosa fai, dove sei, cosa mangi. E quindi sicuramente rispetto a un po' di anni fa, adesso la moda è molto più seguita, il calciatore è molto, ancora più seguito di prima. Forse ecco. C'è troppa, prima sì, eri tu che facevi, sì. due, come diceva giustamente, si diceva prima giustamente. Carismatici. Adesso forse è diventato essere più quasi normale, se sei normale sei diverso, perché sì. Adesso prima erano tutti con gli stessi capelli, sono diventati un po' che sono diventati giocatori, i calciatori attualmente un po' come tu, come i liceali, no? Quelli che vanno a scuola, hanno tutti i jeans o la maglia o la cresta o quello che c'è. La moda è bella. Però non è detto che tutte le volte bisogna seguire esattamente quello, certo. Quello che esce, quello che va in collezione, bisogna improvvisare un po'. Ora inizia ad arriva Balotelli, è già arrivato Balotelli. Già arrivato, si è già allenato. Mamma mia. Arriva con il suo guardaroba, anche lui è attivissimo sui social. Sì, certo. Sì. Lui è molto attivo sui social, un po' meno sul campo. Sì, e questo problemi diciamo, suoi. Un po' un talento sprecato. Non è il solo, ce ne sono stati. Peccato che quello che c'è in giro adesso poteva approfittarne. Sì, è un ragazzo che ha sempre avuto un potenziale enorme. È un giocatore con delle qualità fisiche e tecniche straordinarie che a volte la testa non segue. Non ti aiuta. No, perché guardando questa nazionale, che è comunque è una nazionale che ha fatto molto bene agli europei, se guardiamo solo la qualità è un giocatore che comunque potrebbe far parte della nazionale italiana. Ah, sì. E che purtroppo o per fortuna nel calcio di oggi, come ne parlavo un po' con certi allenatori, un allenatore adesso non prende più solo il fuoriclasse in campo, preferisce prendere un buon giocatore però esemplare, professionista, che non crea problemi nello spogliatoio, piuttosto che un grande giocatore che ti può distruggere uno spogliatoio. Insomma, davvero sì, un calciatore con il suo carisma può avere un grande potere, quindi potrebbe anche essere un esempio positivo, specialmente appunto con l'uso dei social che c'è adesso. Allora adesso però noi ci fermiamo per qualche minuto, voi rimanete lì incollati su RTV 38 perché poi c'è la seconda parte di Mister Romeo e sarà ricca di ricordi, novità, news e l'immancabile countdown. Non vi muovete, state lì. Sarebbe stata sicuramente una serata ricca, densa di emozioni, di ricordi, quindi non solo proiettata verso il futuro ma anche un pochino all'indietro con il grande passato recente del numero uno viola Sébastien Frey. Allora sei pronto Seba, perché adesso ripercorriamo un po'
la tua carriera con la maglia viola. Indimenticato. La storia viola di Sébastien Frey comincia ufficialmente il 24 giugno 2005, quando il portiere francese, lanciato giovanissimo nel calcio italiano dall'Inter, passa alla Fiorentina in prestito gratuito con decurtazione dell'ingaggio, fortemente voluto dal suo ex allenatore al Verona prima e al Parma poi, Cesare Prandelli. Dopo una prima parte di stagione positiva per lui e per la squadra, nel gennaio 2006 si procura una brutta botta alla tibia che lo fa rimanere fuori dai campi di gioco per qualche mese, costringendo il direttore sportivo viola Pantaleo Corvino a tornare sul mercato per ingaggiare un sostituto, individuato poi in Bogdan Lobont. Nonostante l'infortunio, comunque il 15 maggio la Fiorentina ufficializza l'acquisto di Frey a titolo definitivo per una cifra pari a 5 milioni e mezzo di euro. Nella nuova stagione il numero uno riprende il posto che gli appartiene, tornando a difendere la porta gigliata alla grande. A fine campionato la squadra viola risulta essere la meno battuta, con il portiere francese che disputa tutte le gare, che in media subisce meno di un gol a partita. Nell'estate 2008 la Fiorentina ufficializza il prolungamento del contratto di Frey fino al 2013, inserendo una clausola rescissoria pari a 18 milioni di euro. Il numero uno transalpino è tra i protagonisti assoluti dei grandi piazzamenti viola in campionato e delle esperienze positive in Champions League e Coppa UEFA. Poco più di due anni dopo, il 3 novembre 2010, in allenamento, Frey subisce un grave infortunio al ginocchio che lo costringe a sottoporsi ad un delicato intervento chirurgico. Rimarrà fuori dal campo per 5 lunghi mesi, tornando soltanto nell'aprile 2011, ormai a fine stagione sostituito in quel periodo dal polacco Artur Boruz. Così, dopo essersi schierato ben 218 volte a difesa della porta viola per il francese, arriva il momento dei saluti, consapevole di aver scritto un'ampia pagina di storia gigliata ed essere entrato nel cuore di tutti i tifosi che, tra l'altro, in onore dei suoi look stravaganti, gli hanno dedicato un coro personalizzato. Avevo espressamente detto che questo coro non doveva essere citato. Qualcuno mi ha fregato, quel gran bravo ragazzo del Gabriele Lachi. Vabbè, non importa, dai, va bene così. Tanto d'altronde questa è la storia. Era bello, la storia del tifo. Frey, Seba, un grande campione, un grande portiere, ma tu eri anche un uomo spogliatoio, di' la verità. Beh, hai detto grande campione, grande portiere, grande gruppo, grande generazione. Penso che queste sono le cose che il tifoso, la gente che ci ha seguito, ricorda con grande piacere. Oltre alle prestazioni avevamo dei grandi giocatori, però ne parlavamo prima con Alberto. Quello che ha fatto la differenza è stato il gruppo che siamo riusciti a creare all'interno dello spogliatoio durante questi anni, grazie a dei momenti di grande sofferenza, perché quello che ha fatto la differenza, penso, è stata la seconda stagione, quando ci hanno tolto 19 punti, che poi sono stati un po' meno. Mi ricordo che lì ci siamo guardati tutti nello spogliatoio e ci siamo detti: cosa facciamo? O abbandoniamo, o allora facciamo ancora più gruppo, più unità, e proviamo a sorprendere tutti e ce la giochiamo fino in fondo. E penso che questa stagione sia stata la più emblematica e la più importante nel mio percorso viola, per le prestazioni e per il gruppo di amici che ho trovato all'interno dello spogliatoio. Ma è vero che non mettevate la classifica reale, ma quella... No, ne mettevamo due. Mettevamo quella reale e mettevamo quella con i punti in classifica, senza i punti tolti, e poi soprattutto le prime due le abbiamo perse. Sì, sì. A Livorno con l'Inter in casa, sì. Se non ricordo male, quindi tu pensa, spezzarti le gambe. Quando guardi la classifica gli altri vanno e noi siamo fermi sotto terra, e invece lì abbiamo fatto una stagione, penso la migliore stagione in assoluto. E lì ti sei conquistato anche l'appellativo di uomo tigre, non a caso. Queste erano le basette, il momento un non po'... Non solo, uomo tigre, ma non solo per le basette, per la grinta naturalmente, che tu e tutti gli altri del gruppo... Sembra un po' più Wolverine, Sì, sì, è vero. A questo punto mi hanno dato questo compito, tra virgolette, quando Dario
giocava un po' meno, che era il nostro capitano. Hanno deciso di darmi la fascia da capitano ed è stato un onore indossare sia la maglia che questa fascia da capitano, di rappresentare i miei compagni nei momenti difficili nello spogliatoio, aver sempre qualcosa da dire, aiutare il prossimo. Ed è stato veramente, sono molto contento di quello che abbiamo fatto tutti insieme. Allora, la prossima volta che tornerai qui, perché ci torni, volentieri, ecco, maglietta di Batman, un'altra maglietta con un altro supereroe. Ce l'ho, mi raccomando. Perché dobbiamo fare tutta la collezione. Ce l'ho. Hai una notizia? No, volevo fare una domanda. Cosa successe dopo la partita storica contro il Bayern di Monaco? Cosa successe nello spogliatoio? Cosa accadde che fece crollare quella Fiorentina? No, non è il crollare. Allora, quelle due partite lì, più che altro, grande rammarico, grande rabbia, soprattutto per la partita andata che ci è stato rubata. Non ho mai detto qualcosa di contro gli arbitri, tutto, però lì è stato talmente clamoroso che penso tutto il mondo ha visto. Poi c'era anche Platini in tribuna. Insomma, è un peccato, perché non dico quell'anno lì la Fiorentina poteva vincere la Champions League, però per quello che abbiamo fatto, quello che abbiamo sofferto, tutto, magari un turno in più sarebbe stato, per l'euforia di tutti, per noi, per la città, per la società, e invece ce l'hanno tra virgolette un po' tolta. Questo però non è di peso, penso, da noi più di tanto. Grande rammarico invece per la semifinale persa di Coppa UEFA. Ah beh. Quello sì, perché era giusto andare in fondo quell'anno lì. I Rangers? Sì. Era meritocrazia, insomma. Bene, dunque, ci siamo un po' emozionati tutti, perché francamente va detto, in un momento come questo, un po' la mancanza di un portiere come Sebastien Frey si sente. Lo dico perché faccio, diciamo, da ambasciatrice, dalle voci, no? Che si sentono. Molti dicono che Tataruciano, il portiere titolare della Fiorentina, non sia all'altezza di alti livelli o comunque di obiettivi importanti. Tu che ne pensi? Beh, io penso, ne parlavamo prima, io penso che per essere portiere della Fiorentina devi subito crearti uno scudo intorno a te, perché è una piazza che ti dà veramente tanto, un tifoso molto appassionato, molto caloroso, anche molto critico, e fa parte del gioco. E devo dire, a Firenze è la cosa bella, però è una cosa bella se riesci a proteggerti e se riesci comunque a livello psicologico a volte un po' far passare, un po' dimenticare o farti una risata. Non è sempre facile, perché anch'io quando giocavo, ovviamente nessuno è invincibile, fai parte di certe critiche. Poi il ruolo è delicatissimo. Fa anche parte del ruolo, ovviamente. Io non voglio parlare delle qualità di questo portiere, perché il portiere comunque, non dimentichiamo, della nazionale rumena, quindi sicuramente ha delle qualità. Probabilmente un po' soffre questa piazza molto calorosa e molto importante che Firenze, che è la Fiorentina. Questo grande pathos, questo grande trasporto nel bene e nel male. Ah, certo. Anche perché non è stato il solo grandi portieri a Firenze. No. Sì, però non è stato il solo. Viviano ha sofferto molto questa presenza, nonostante fosse un uomo della curva, no? Sì. Sotto certi aspetti. Quindi fare il ruolo, cioè la grande dote che poi ha anche avuto Sebastian, è quello di avere una personalità, di riuscire a trovare, a crearti questo scudo, che ti deve un pochino isolare per renderti forte, per dar sicurezza. Anche è una cosa importante che tu dai sicurezza a tutto un reparto, a tutti i tuoi compagni che giocano anche più tranquilli. Trasmetti, è un ruolo talmente importante quello del portiere, che trasmetti sicurezza, come può essere chiaramente, vedi, Buffon con nella sua, l'ho fatto questo con la Juve, con la nazionale, se sei insicuro è un ruolo che però lo trasmetti, questo, e quindi sì, che poi è quello, come dice Alberto, che indirettamente comunque tutto il reparto dipende da te, ne risente, certo, dell'insicurezza, certo. Magari ti dà un passaggio indietro in meno, certo. E quello è perché fa parte del ruolo, non a caso si chiama estremo difensore. Sì, ma poi a Firenze c'è una storia, Costagliola, Albertosi, Sarti, Toldo, Superchi. Insomma, i portieri sono stati importanti e hanno fatto parte poi della nazionale. Quindi sicuramente il ruolo del portiere a Firenze non è un ruolo qualsiasi.
Lezzerini, come lo vedete? Vi piace, non vi piace? Ma è un portiere l'ultimo anno che sono stato a Firenze e si veniva ad allenare con noi. È un portiere molto interessante che ha grandi doti fisiche. Penso che si sta allenando bene, perché tutte le volte che è stato chiamato in causa si è fatto trovare pronto per non andare troppo lontano. L'ultima partita contro il Chievo è entrato, insomma, si è fatto trovare pronto, un intervento decisivo, sereno nelle uscite alte, ha trasmesso sicurezza, quindi è un ragazzo promettente se gli diamo fiducia. Esatto. La fiducia è fondamentale in tutto, certo. Quindi fiducia, spinta, tifo, è anche un portiere italiano, fra l'altro. Quindi. Tra l'altro, con poi le nuove regole sarebbe perfetto, perché comunque è cresciuto nel vivaio della Fiorentina. C'è una notizia dell'ultima ora, il salotto non entra nella nuova casa di Sosa. No, comunque, quindi questo è il problema fondamentale rimane per domani. E quindi la Fiorentina ha comunicato ufficialmente poche ore fa che Sosa per il momento non si muove da Firenze, che è assolutamente falso quello che è stato detto. La Serie A, il calcio italiano in questo momento sta vivendo però un momento particolare, un po' convulso. Sembra anche un po' aver perso il suo fascino, così è accaduto a molti club italiani che hanno visto anche perdite vertiginose dei propri abbonamenti. Cerchiamo di capire meglio questa situazione grazie al nostro servizio e poi torniamo qui. Gli stadi della Serie A sono sempre più vuoti. Nelle prime due giornate di campionato, infatti, sono stati 426.388 gli spettatori che hanno riempito gli spalti degli stadi italiani, in calo del 5% rispetto alla scorsa stagione e del 9% rispetto a due anni fa. La percentuale di riempimento è scesa al 51%. Non si registrava un esordio così negativo dalla stagione 2007-2008. Questi sono dati diffusi da una ricerca del centro studi di Dynamitic, che dimostrano come ormai la passione dei tifosi per la propria squadra del cuore sia in costante calo. Le cause sono molteplici. Le principali riguardano gli stadi, vecchi e poco attraenti, esclusi quelli della Juventus e dell'Udinese, e i costi dei biglietti in costante aumento. La percentuale di riempimento degli impianti nelle prime due giornate è calata del 7% rispetto al record fatto registrare nella stagione 2007-2008, quando era del 58%. Sono 405.549 invece i biglietti rimasti invenduti nei primi due turni, praticamente la metà di quelli in vendita, il 49%. Anche in questo caso si tratta della percentuale più alta fatta registrare negli ultimi anni, record negativo del 2013-2014 eguagliato. Comunque, in tutti questi dati negativi, noi ringraziamo Luca Renzoni per il servizio. C'è anche una nota positiva che riguarda la Fiorentina, che riguarda l'ultima partita in casa contro il Chievo della settimana scorsa, perché lo sapete, no? La Fiorentina ha deciso di devolvere l'intero incasso e c'è stata una grande risposta di tutto il popolo viola per i terremotati. Dunque, queste sono iniziative importanti. L'emergenza del terremoto ancora non è finita, si spera che siano finite le scosse, ma purtroppo c'è tutto da ricostruire. Noi ci auguriamo che la Serie A prenda spunto anche dalla Fiorentina stessa per poter copiare, tra virgolette, passatemi il termine, in questo senso, questo tipo di iniziativa, perché c'è bisogno anche di questo. Il calcio ha veramente un potere enorme, continua ad averlo nonostante abbia perso un po' di appeal, e quindi cerchiamo veramente di veicolare messaggi positivi, azioni positive anche attraverso il calcio, perché si può fare anche attraverso di esso. Allora, cambiamo completamente argomento e un attimino, prima di iniziare il nostro countdown, quindi domande e risposta breve, esaurimento dei 5 argomenti in solo i 2 minuti, quindi non 2 minuti a testa, no, ma 2 minuti complessivi. Alin, ci sono 3 nomi dei nuovi acquisti della Fiorentina sui quali Paolo Sosa, allenatore della Fiorentina, potrà contare nei prossimi mesi perché sono favoriti dalle stelle. Chi allora sono? Per me è Sebastian Cristoforo. Esatto, poi c'è Adam Tchaikovsky e Kevin Dix. Sì. Dix. Sono quindi Dix. Aspetta, Tchaikovsky, scusa. Non Tchaikovsky, Tchaikovsky non ce l'abbiamo. Cristoforo è effettivamente è un signor giocatore, ha avuto Dix anche problemino alle ginocchia, però è un signor giocatore. Avete capito? Segnateli questi 3 nomi, perché questi potrebbero essere, diciamo, delle pedine importanti nello scacchiere di Paolo Sosa. Allora, cominciamo con i nostri argomenti, inizia il countdown, quindi
pronti tutti, primo video wall che riguarda un personaggio, naturalmente un calciatore della Fiorentina. Vediamo di chi si tratta, eccolo, Kuma Babacar. Guardate bene il titolo del nostro video wall è emblematico. Ultima chiamata, perché? Perché c'è stata la dichiarazione del procuratore di Babacar che ha detto, intervistato da calciomercato.com, lui è voluto, Babacar Kumà, rimanere a Firenze, anche perché a Firenze è tornato Pantaleo Corvino nella versione 2.0 che l'aveva scoperto. Ci sono state offerte anche da parte di club stranieri, anche di qualcuno italiano, ma lui ha voluto Firenze a tutti i costi perché vuole dare qualcosa, un'impronta a questa città e a questa squadra. Partiamo da Sébastien Frey, che l'ha conosciuto molto bene. Pochi secondi per il tuo pensiero su Babacar. Pensiero molto chiaro, per me Babacar deve fare una scelta e deve giocare. Quindi se troverà lo spazio a Firenze sarò molto contento per lui, se no penso che deve trovare spazio da qualche parte, dimostrare il suo talento, perché se no diventerà il classico talento sprecato e mi dispiacerebbe un sacco per lui. Alberto. Ma sono d'accordissimo, ha un'età dove deve assolutamente giocare, sta giocando poco, non sta esprimendo tutto il suo valore, quindi deve trovare il modo, se non è a Firenze deve andare da un'altra parte. È un giocatore incompiuto? Sì, cioè senza ombra di dubbio, perché qualsiasi allenatore sia passato da Firenze ha parlato di questo giocatore in maniera straordinaria, giocatore dotato tecnicamente, fisicamente. Però dal punto di vista caratteriale manca qualcosa, quel qualcosa gli permetterebbe di esplodere e dimostrare tutto il suo talento. Questa potrebbe essere la stagione giusta, però ha ragione Sébastien, cioè decida o rimane a Firenze e cerca in tutti i modi di sfruttare le occasioni che gli vengono date, oppure è meglio che vada da un'altra parte. Allora, voglio farvi una domanda tecnica. Con i nuovi, che riguarda sempre Babacar, visto che abbiamo ancora un po' di secondi, con i nuovi innesti, quindi con i nuovi acquisti, diciamo, migliora la condizione ideale per Babacar per potersi esprimere oppure no? Non so, io ancora non ho, devo ancora scoprire capire. I nuovi acquisti come si devono esprimere in campo, quindi non saprei dire. Io credo che Babacar, al di là di chi sono gli acquisti, deve trovare il modo di giocare per sé, soprattutto senza guardare troppo gli altri che gli stanno. Dipende da lui. Dipende da lui, in pratica. Più da lui che dagli altri. Sì. Esatto. Luigi, parla ora o taci per sempre? Perché taccio per sempre. Perché tra 15 secondi c'è il gong. Bene, bene. Allora diciamo, tu come lo vedi così a sentore questo calciatore qui? A guardarlo, secondo te può dare qualcosa a questa Fiorentina, sì o no? C'è tempo fino a fine dicembre, dopo dovrà decidere. Dopo c'è la sessione di mercato invernale, sessione cosiddetta di riparazione, si vedrà. Via con il secondo argomento, il nostro secondo video wall. Guardate un po' chi c'è, ce ne sono due. Pepito Rossi e Paolo Sosa. Video wall, amici mai. Beh, l'amore tra loro non è mai sbocciato, l'abbiamo visto. L'ha un po' confermato anche il procuratore di Pepito Rossi a Lady Radio, che ha detto: bene, noi ringraziamo la Fiorentina, ma il rapporto tra Pepito e l'allenatore non era idilliaco. Queste sono state le sue parole. Ma il titolo di una canzone di Benditti. Certo, volevamo mettere anche la musica, però ci sembrava troppo romantico. Insomma, visto che è stato un po' un addio così, e al Celta Vigo, ora lasciamo perdere. Alberto. Ma niente, è stata una gestione probabilmente sbagliata. Adesso non so, bisognerebbe viverla all'interno di questi spogliatoi, il rapporto anche umano tra le due persone. Può essere che ci sia stata anche qualche cosa che non conosciamo. A livello tecnico, se Rossi è un giocatore che ha fatto anche la differenza, se stava bene fisicamente, probabilmente Sosa non ha ritenuto opportuno. Non ha visto che appunto ha recuperato al massimo e non lo ha considerato come invece sperava Rossi. Quindi è nato questo rapporto teso, non c'è stato mai, non si sono compresi probabilmente. È una gestione non idilliaca sotto questo aspetto. Adesso dare la colpa uno all'altro è sempre molto difficile, insomma. Seba, quanto è importante il rapporto tra giocatore e allenatore? Beh, un minimo, non vuol dire andare a cena o fare amicizia, però il rispetto reciproco, certo, è molto importante. Per quello che riguarda Rossi, alla fine ha detto tutto Alberto. Se posso aggiungere, io penso che ha fatto bene a tornare in Spagna, perché in Spagna penso che sia veramente il suo calcio, dove è espresso
veramente tutte le sue qualità, un giocatore di qualità tecnica molto importante, in Italia non è mai riuscito più di tanto ad esprimerlo. Io sono contento per lui che sia andato in Spagna, mi dispiace perché comunque avrebbe potuto essere la speranza per la Fiorentina del calciatore su cui puntare. Ecco, per tanti motivi la sfortuna, gli infortuni, non è riuscito, quindi insomma gli facciamo un grosso in bocca al lupo, ed è giusto così, è una scelta giusta penso per lui. Luigi, tu amavi particolarmente la personalità di Pepito Rossi. Sì, va in fumo un progetto straordinario, un attacco tra i più forti. Tre anni fa Gomez e Rossi erano due giocatori straordinari che potevano fare la differenza. Purtroppo sia Gomez sia Rossi se ne sono andati da questa squadra e non hanno lasciato il segno. Possiamo dire che Gomez non l'ha lasciato, Rossi sicuramente qualcosa sì. Finito, gong. Prossimo argomento. Un altro che rappresenta in un certo senso l'uomo della discordia. Gomez, lo sapete perché? Perché notizia di oggi che il Besiktas, cioè la società turca che aveva preso in prestito Mario Gomez, vuol fare causa alla Fiorentina. Strano. Luigi, vuoi introdurre? Prego. No, è successo appunto che pare che la Fiorentina abbia preso 7 milioni per Gomez, c'era un accordo per cui il 50% doveva andare alla società turca, per ora hanno ricevuto 1 milione, ho detto per ora perché magari Bonifico sarà rimasto per la strada, come è successo per Montella, però insomma questo giocatore ha lasciato il segno, nel bene poco, nel male sicuramente tanto. Seba. Sì, anche lì è arrivato un nome molto importante per la Fiorentina. Come ho detto prima, Firenze è una piazza molto complicata. Secondo me Gomez è un grande giocatore, però molto introverso. Per la Fiorentina e per Firenze a un certo punto la paghi. Poi c'è stato anche l'infortunio che comunque ha fatto che ancora non si è capito tanto. Che si è fatto. Sì, comunque. Infatti c'è stato tanti punti interrogativi attorno. Non ho mai capito. Sì. E quindi è così. Infatti è l'uomo della discordia, l'abbiamo titolato così. Sì. Tu hai giocato nel campionato turco, sì. Se non sbaglio. Che tipo di campionato è rispetto a quello italiano, brevissimamente? A livello di qualità inferiore sicuramente, però anche lì vivono il calcio a livello molto molto intenso, a volte anche troppo, perché veramente è stata una bella esperienza di vita. A livello di gestione... come società, come squadra, sono molto ancora molto indietro ed è per quello che a livello europeo comunque faranno fatica. Alberto, come andrà a finire questa storia? Ma di quali parli? Del caso, sarà citata in causa la Fiorentina? Ma di questo caso qui io credo no, io credo che sì, probabilmente sì, adesso non so quello che sta succedendo a livello... Espulso Chiellini. C'è stata un'espulsione, mi ero deconcentrato perché ho visto che Chiellini è stato espulso in questo momento. Espulsione pesante, sì, Chiellini fa il suo. Sì, ha fatto un paio di entrate, ha fatto gioco d'ostruzione praticamente. A parte questo, è finita la gonga, però io ti posso dire soltanto che andrà a finire come al solito, ci sarà una lunga causa, poi ne sapremo riparlare tra una decina d'anni. Allora, ultimo video wall per questa sera e si parla dell'ex CT. Ah no, non è l'ultimo, scusate, ho sbagliato. No, andava bene Stefano. Stefano, rimandalo. Ecco, guardate qui. Lui chi è? Il grande Gonzalo Higuaín. Allora, sta diventando un personaggio anche a Torino, un personaggio anche particolarmente civettuolo. Lo raccontavano oggi sulla Gazzetta dello Sport, dicendo appunto che lui ha già il suo barbiere di fiducia a Torino, così come era a Napoli, ha già i suoi punti di riferimento per quanto riguarda le tisane. Quindi noi abbiamo titolato Vezzi e Virtù. In più è anche un campione che insomma è stato messo a dieta, però dopo 9 minuti il suo esordio con la maglia della Juventus, il gol ce l'ha fatto a noi. Pensa come stanno gli altri, dico. No, per dire. No, si parla di un grande giocatore, soprattutto quello che fa notizia, che il grande giocatore poi fa quello che magari fanno anche altri, che c'è il barbiere di fiducia più o meno, però lui chiaramente se ce l'ha lui fa più notizia che un altro, e senza dubbio è un personaggio che comunque quando fai bene in campo poi puoi permetterti di fare qualsiasi cosa abbastanza estroversa, però va bene così insomma. Seba,
Il mio barbiere l'hanno arrestato invece. Perfetta, barba perfetta. No, per quello che riguarda Higuain, con la stagione che ha fatto l'anno scorso. 36 gol. Infatti, ha fatto una stagione, penso, una delle più belle per un attaccante. A Napoli poi. A Napoli. In questo momento ha dimostrato che cambiando squadra, ricevendo delle critiche un po' così riguardando il peso, questo e quell'altro, comunque è un attaccante che fa gol. Quindi alla fine la carta canta. Il peso non importa. Finché fa gol, penso che alla fine li potranno dire poco. Ma lui lo prova sempre le scatole per il peso, ma sempre, tutti gli anni, c'è questa storia. Infatti. Però, insomma, il suo dovere l'ha sempre fatto. E quindi, Luigi? No, niente, potrei anche sorvolare, perché no, si parla della Juventus, due si parla di un giocatore ci ha fatto male. Per onor di cronaca, noi dobbiamo parlare di tutto. Certo. Mister Romeo è il calcio fuori dagli schemi. È un campione che si è integrato subito in una grande squadra, questo c'è poco da dire, purtroppo. Mi duole dirlo, ma è la verità. Il signor 90 milioni. Sì, insomma, è un bel giocatore, ecco. Mi ricorda tantissimo. Ma solo lo ricorda Gabriel Batistuta, però è sicuramente un giocatore che ha delle caratteristiche straordinarie e si è integrato bene in questa città. Però attenzione, perché le critiche poi fanno male, quindi vediamo quando arrivano le critiche se va sempre al solito parrucchiere. Insomma, comunque si è integrato, hai visto come si è integrato subito da Napoli a Torino? 9 minuti, in un attimo. Tisana e via. Stong. Esaurito anche l'argomento Higuain, via con l'ultimo video wall, perché per un Higuain felice e contento di essere a Torino e di vestire la maglia della Juventus c'è... qui un po' sarcastico, però in realtà è un po' furioso l'ex CT della Nazionale. Uscita fuori oggi la sua dichiarazione, lui ha detto: sono furioso perché ero in lizza per tornare a vestire i panni di CT e non me l'hanno fatto fare. Quindi c'è stata una vera e propria invettiva contro i vertici, contro il palazzo, i vertici della FIGC. Partiamo da Alberto Di Chiara. Ma non so i motivi per cui non riesco a capire se un motivo è squisitamente di non farlo ritornare lui, come, perché sembrava che fosse come direttore tecnico, no? Che affiancasse Fulvio Ventura. Non so per quale motivo, perché c'è una sorta di conflitto di interesse, mi pare di aver capito, quindi mi correggete se sbaglio, per il figlio che fa il procuratore da tantissimi anni, ma penso che lo facesse anche quando il procuratore, quando lui era CT proprio della Nazionale. Esatto. Quindi non so qual è stato precisamente il motivo, questa federazione ha deciso che in questo caso c'è conflitto di interesse. Molto strano, perché hai detto una cosa esatta, doveva tornare proprio come direttore tecnico in panchina, appunto Ventura. Quindi esatto, quindi invece non gliel'hanno permesso, mentre gli hanno permesso di fare il CT addirittura con il figlio. Comunque affiancare Ventura sarebbe comunque stato Lippi è troppo carismatico. Sembrava quasi che glielo mettessero apposta per compensare una carenza di tutori. Sì, troppo carismatico come personaggio, come tutto, per affiancare un allenatore. Certo. In effetti è giusto, il ragionamento di Sebastiano è corretto, cioè Ventura ha questa grandissima occasione, gli metti accanto Lippi, non è che gli metti accanto uno che non ha mai fatto quel tipo di lavoro. Uno che ha vinto lavoro. Il mondiale. Ha vinto un mondiale. Sembra che gli facesse la formazione lui, insomma. Capito, quindi perde di credibilità anche nei confronti della squadra. Magari le decisioni, che so, per dire questa cosa che è venuta fuori ultima di non far venire Berardi, poteva essere, gliel'ha detto Lippi, capisci? Per cui... Oppure a quel punto lo faceva diventare lui CT e basta, insomma, meglio così sarebbe stato. Per un commissario tecnico nazionale è difficile avere come dirigente tecnico un recente poi... ex CT campione del mondo. Il tecnico che è entrato nella storia. Esatto. L'ultimo mondiale. Chi se la scorda più la notte tinta di azzurro a Berlino. Quindi ecco qua, esaurito l'argomento dell'ultimo video wall, noi andiamo in fascia, ma poi Mister Romeo torna perché c'è l'immancabile appuntamento con Benedetto Ferrara. Hashtag chiedilo a Ferrara, mi raccomando, siete ancora in tempo per inviare tutte le vostre domande e curiosità attraverso i nostri social media, Facebook e Twitter, e Benedetto Ferrara vi risponderà in diretta. A tra poco, rimanete lì. Mister Romeo, RTV 38. Eccoci.
eccoci qua di nuovo in studio, terza e ultima parte di Mister Romeo, e iniziamo subito con l'appuntamento fisso con la rubrica dedicata naturalmente alle vostre domande e alle risposte di Benedetto Ferrara. Con il nostro hashtag Chiedilo a Ferrara potete inviare tutte quelle che sono le vostre domande, le vostre curiosità direttamente a Benedetto. Io per interposta persona naturalmente le rivolgerò a lui in diretta tutti lunedì nella terza parte di Mister Romeo. Mi avvicino alla poltrona perché dall'altra parte dello studio oggi c'è proprio lui, Benedetto Ferrara. Ciao Francesca. Buonasera Benedetto, ben ritrovato. Grazie. Benvenuto di nuovo a Mister Romeo, ben ritrovato. Allora, sono tantissime per te naturalmente le domande, anche questa sera. Partiamo subito da un tema caldo, perché da poco si è conclusa la sessione estiva di mercato per quanto riguarda la Serie A, per quanto riguarda nella fattispecie la Fiorentina, e subito i tifosi, gli utenti si sono scatenati. Si parte da Luca da Livorno che ci scrive: ma perché, caro Benedetto, questo mercato da medio è un mercatino? Non avevamo altri obiettivi? Ma secondo me non è questo il mercato che, come dire, ci ha fatto un po' aumentare i succhi gastrici nello stomaco per una probabile gastrite. È quello a gennaio, che è sempre più difficile, è vero, però c'era la Fiorentina che era seconda in classifica, era stata prima in classifica. È stato quel non voler surfare l'onda che un pochino ha depresso l'ambiente. Credo sia stato quello, perché quando sei primo o comunque stai lottando, pur sapendo che lo scudetto è molto improbabile, però insomma se senti che la società è lì, tutti sulla stessa onda a surfare, è una cosa emozionante. Invece lì si è voluto un po' abbassare, no, i toni, e questo l'ha pagato Sosa, che ha parlato di calo di tensione, e l'ha pagato il gruppo. Il mercato estivo è stato un mercato secondo le regole imposte dall'autofinanziamento. Era un mercato, bisognava rientrare in questo bilancio. Speriamo che, se vogliamo essere ottimisti, la squadra ne ha guadagnato in seconde linee, cioè nelle riserve, nella panchina. Detto questo, poi quello che conta sarà l'aspetto emozionale, il gruppo, il collettivo, l'entusiasmo, perché queste cose fanno la differenza, tenendo conto che il campionato italiano, a parte la Juve, è un campionato abbastanza livellato, e chi ha entusiasmo può veramente sorprendere, come fece la Fiorentina nella prima parte della stagione. Allora, ci scrive Carmine da Prato, guarda, gli ha dato proprio un assist perfetto, dice 27 milioni per Alonso, plusvalenza di quasi 18 milioni, praticamente un record, e nessun nome importante. Così però, Benedetto, non si va da nessuna parte. Sì, plusvalenza in realtà totale, nel senso l'attivo del mercato è quello detto dal telespettatore. Plusvalenza totale perché fu preso a parametro zero Alonso, fu una bella scommessa, ricordiamolo anche, è stata fatta dalla precedente gestione tecnica. Io credo che questo mercato era un mercato che doveva ripianare dei debiti, non c'è niente da fare, era stato detto. Io credo anche però una cosa, è giusto spingere la società a migliorare, questo sempre, e anche avere obiettivi importanti. Io credo anche però sia giusto a questo punto pensare a ritrovare la passione, a ritrovare l'emozione, a ritrovare l'unità del tifo, l'unità del tifo con la squadra, anche perché, diciamolo, siamo qui a dividerci fra Della Valle contro Della Valle, Della Valle, cioè nessuno chiede alla gente di fare i cori per Della Valle o per Cognini, si tifa per la squadra, e adesso c'è bisogno di questo. Poi vedremo se questi soldi a gennaio, quando si ripotrà tornare a fare il mercato, e si può fare secondo le regole del fair play finanziario, se la società in qualche modo cercherà di rilanciare. Un'altra domanda per te, ci scrive Paolo da Perugia. Tutti giovani, ma tutti stranieri. Ma che scelta è questa? Sì, in questo senso siamo andati contro tendenza, sia per i regolamenti, sia per quello che aveva detto Andrea Della Valle del processo di italianizzazione, che era giusto e piace alla gente, perché poi, diciamocelo, la gente non chiede lo scudetto e la Champions League domani. Gli piace l'appartenenza, gli piace il sentimento comune, gli piace che Firenze sia qualcosa di speciale. Per questo amavamo la Fiorentina di Prandelli, quella che si faceva notare per la sua differenza, no? Per essere un passo sopra se stessa, per andare oltre l'ostacolo, quella di Montella che giocava un calcio meraviglioso.
Io credo che in realtà si sono stati fatti dei programmi e poi si è fatti conti col fatto che proprio per questo nuovo regolamento i calciatori italiani costavano il triplo di quello che valevano. E quindi la Fiorentina è andata a prendere giocatori che costavano meno, che poi la Fiorentina, diciamo, ci è andata a prendere prestiti con pagamenti come quando non abbiamo i soldi per fare la spesa. Sì. Questa era la verità, questa era la verità. Allora, un altro tema caldo, soprattutto di oggi, perché c'è stato una sorta di falso scoop, è l'allenatore Viola, Paolo Sosa. Ci scrive Marina da Grosseto: Paolo Sosa ha perso troppo entusiasmo, questo lo si vede nel gioco e lo si vede anche nei giocatori. Secondo te rimarrà a Firenze o a breve termine se ne andrà? Ma a breve termine dipende dai risultati. Io credo che è chiaro che lui deve dimostrare di aver ritrovato un po' di, come dire, di sentimento, di empatia, tutte parole che lui usava, no? E che è rimasto deluso dal mercato di gennaio, non da quello di questo. Questo Alonso, insomma, non gli è andata giù, però in effetti insomma, Alonso è stato pagato 3 volte il suo valore oggettivo. Sono cose che capitano. Il problema è che la Fiorentina forse qualcosa, ecco, con quei soldi, questo un pochino dà fastidio, no? Con quei soldi qualcosa poteva investire. Detto questo, però, io credo che Paolo Sosa dipenderà dai risultati. Quindi oggi è uscita questa notizia, va bene, però, che ha fatto alla fine sorridere il trasloco. Tra l'altro trasloco da Bagnaripoli a Bagnaripoli, quindi nemmeno si è spostato di molto. Però è chiaro che è un allenatore sotto osservazione, ma perché il nodo è la squadra. Come lo sente l'allenatore? Cioè, è in grado di caricare il gruppo? È in grado di rimotivare un gruppo che è lo stesso, poi, tra l'altro? Questo è il nodo ed è un discorso non tecnico, ma molto emotivo. Ecco, ci scrive Filippo Dall'Onda. Come cambierà con le new entry il modulo Viola? Se cambierà? Ma le new entry spostano quasi nulla, in realtà. E io credo che la difesa, sai, lui aveva provato a giocare a 4, però poi è tornato indietro perché mancava il terzino destro. Il terzino destro non è arrivato e quindi lui resterà, penso, a giocare a 3 dietro. A quel punto lì il discorso, secondo me, tenendo conto che Borja Valero è quello che sposta l'equilibrio della squadra, cioè un giocatore che può giocare dietro le punte ma poi rientra in fase di non possesso a fare densità e a coprire buona parte del campo, io credo che l'unico nodo da capire è Bernardeschi, se tornerà a giocare più avanti, come secondo me sarebbe anche giusto per dargli modo di fare. Lui in realtà è una punta esterna, voglio dire, però quando fece la riunione tecnica prima del ritiro con Corvino, Sosa, loro decisero di giocare praticamente col 4-3-3. Poi questo discorso della difesa si è cambiato, quindi io credo che giocherà, posso sbagliarmi, con un 3-4-1-2 o con un 3-4-2-1, insomma. Da Bagnaripoli ci scrive Mario. È Sosa questo. Questa Fiorentina, per te Benedetto, così com'è, è in grado di affrontare con serenità 3 diversi fronti? Cioè, ovviamente si riferisce al campionato, Coppa Italia ed Europa League? Guarda, io penso una cosa. Ho sentito Corvino dire più volte: vogliamo vincere un trofeo. Allora, se lo dice più volte vuol dire che la proprietà ha dato un messaggio preciso, anche perché Della Valle, e questo non lo dico polemicamente, però dopo tutti questi anni in realtà sono andati vicini, ma non sono mai riusciti a prendere qualcosa, no? Di vincere qualcosa, e mi sembra abbastanza evidente la cosa più, fra virgolette, non è facile, ma più abbordabile, è la Coppa Italia. Quindi io credo che Sosa abbia questo messaggio di provare a vincere la Coppa Italia. Non è semplice. Certo, l'anno scorso la Fiorentina, ecco, diciamo, il messaggio è: non snobbate la Coppa Italia, cosa la Fiorentina ha fatto l'anno scorso facendosi eliminare in maniera abbastanza, insomma, ecco, non decorosa. Poco edificante. Non decorosa. Allora, ci scrive Giovanni:
da Roma, che ci segue in streaming, quindi lo ringraziamo, perché RTV 38, tutti i nostri programmi, lo ricordo prima di lanciare la domanda a Benedetto, sì, sono visibili al canale 15 sul digitale terrestre per quanto riguarda le regioni coperte, ma sono anche visibili live sul nostro sito, quindi streaming www.rtv38.com, quindi in diretta potete seguirci. Allora, ci scrive appunto Giovanni da Roma dicendo: c'è troppa delusione a Firenze. Ho letto e visto bene il comunicato che i tifosi della curva Fiesole hanno rivolto alla società a termine appunto della sessione estiva di mercato. Quanto secondo te può incidere questo malcontento sul risultato della squadra stessa? Ma io, guarda, se la squadra è in campo dal 100% anche di più, il tifo di Firenze c'è, ci sarà e si farà sentire. Io credo che queste occasioni sono buone occasioni per ritrovare l'unità, perché gli obiettivi delle persone, dei tifosi, sono gli stessi, e anche della società e della squadra, soprattutto lo spogliatoio, cioè ottenere dei buoni risultati, dare soddisfazione, regalare qualcosa di importante. Vorrei ricordare che questa è una città, e anch'io, che nel cuore festeggia un ribaltamento in campo con la Juventus, cioè che non portò a nulla, ma portò a una giornata di campionato indimenticabile. Perché da, Massimo Gaudio. Esatto. Quindi se c'è questo, non ci sono problemi. Tra l'altro, io credo che questo sia l'anno che anche queste dimostrazioni, un po' è amore poi questo, no? Manifestato in maniera per alcuni giusta, per alcuni no. Ma è semplicemente figlio di un sentimento di chi è legato giustamente a dei ricordi di un calcio che purtroppo ci stanno negando. Ho visto il servizio che avete fatto sul calo degli spettatori in Italia, racconta che comunque stanno, come dire, siamo in una via di mezzo, cioè non c'è più il calcio di prima, non c'è ancora un calcio bello, futuribile, con gli stadi belli, cioè abbiamo due stadi in Italia, cioè è per l'Italia il problema, non per Firenze. Quindi questo vuol dire che le persone rischiano di allontanarsi, e invece io credo che per esempio la società debba pensare a questo per ristabilire un contatto forte, e così devono fare i tifosi, che poi alla fine, come ho detto prima, tifano per la maglia, perché è così, non si tifa per un dirigente, ma mai questo, non è così della Valle, mai, in assoluto, cioè si tifa per la squadra. Chi è stato a Siviglia a vedere i tifosi del Siviglia cantare il coro, l'inno tutti insieme, l'emozione che provavi, anche se non eri tifoso del Siviglia, racconta di un calcio che può ancora riscoprire quei valori. E Firenze ha bisogno di questo, dell'appartenenza, del sentirsi diversi. Questo devono pensare in società, ma non per dare ragione ai tifosi in maniera puramente, fra virgolette, passami il termine, ruffiana, ma perché il calcio è sentimento e appartenenza. Questo è un bel esempio, l'abbiamo avuto anche con la vittoria del Leicester City di Claudio Ranieri. Esatto. No? Possiamo dire c'è un po' del Leicester in ognuno di noi, volendo. È chiaro, è l'idea del povero che batte il ricco, povero si fa per dire, ovviamente. Bene, noi ringraziamo Benedetto Ferrara per essere stato con noi. Vi ricordo che l'appuntamento con Benedetto è fisso, un appuntamento imperdibile del lunedì. Voi potete durante tutto il corso della settimana, mattina, giorno, sera, inviare attraverso i social media le vostre domande per Benedetto. Noi cercheremo di raccoglierle tutte quante e di rispondere, di far rispondere, o meglio Benedetto, a tutte quelle che sono le vostre curiosità. Grazie Benedetto di essere stato con noi. Grazie a te. Torno dall'altra parte dello studio. Ti aspetto presto. Lunedì ci sarà, chissà dove, chissà collegato da quale posto, chissà se ci tornerà a trovare, compatibilmente naturalmente con i suoi impegni. Eccoci, siamo tornati dall'altra parte dello studio. Insomma, avete sentito le riflessioni ulteriori che ha fatto Benedetto Ferrara su questi che sono i temi caldi di questo periodo della Fiorentina, ma non solo, un po' di tutto il calcio italiano, perché oggi abbiamo voluto allargare lo spettro un po' a tutti, come sempre cerchiamo di fare. D'altronde il nostro diktat fondamentale è essere fuori dagli schemi, e noi cerchiamo di adeguarci al meglio. Come va questa Italia? Avete seguito un po'? Soffre. Espulsione di Chiellini. 10 adesso. Non dico che è un assedio, ma insomma, sì, non ci va. Stiamo tanto parlando di Israele. Israele, sempre. Però nel calcio moderno
non ci sono più le squadre Materazzo, non ci sono più squadre che non conoscono l'avversario. Più che altro, più che nelle squadre Materazzo, non ci sono più le grandi squadre. Quindi di conseguenza è un po' un livellamento. Purtroppo in basso ce n'è solamente una che può essere considerata tale a livello europeo, sia come tipo di investimenti che come tipo di gioco, e ci dispiace dirlo, ma è un po' la Juventus. Qui in Italia sì. Che sì, fa in Italia? Sto parlando di Italia. Sto parlando di Italia. Certo, la Juventus è al top. Basta, però mi fa parlare della Juventus, ce la faccio, dai. Te lo faccio apposta perché sono dispettosa. Allora, siccome però sono dispettosa, ma in fondo ti voglio bene, lo sai, vale. Parliamo un po' di Fiorentina di nuovo, perché c'è la pausa, ma poi si ricomincia proprio l'11 settembre in una sfida in trasferta contro un campo che da sempre è un po' ostico, un po' difficile, lo stadio di Marassi contro il Genoa. Allora, facciamo un excursus su quello che è il calendario davvero fitto, stracolmo di impegni della Fiorentina di Paolo Sousa. 7 partite in 3 settimane, tra cui 2 di Coppa, un turno infrasettimanale e almeno 2 big match di campionato. Sarà un inizio d'autunno caldissimo per Paolo Sousa, che aspetta il ritorno dei nazionali per poter preparare la squadra al meglio in vista di un tour de force davvero intenso. La Fiorentina in sintesi giocherà ogni 3 giorni, si comincia domenica con la trasferta di Marassi contro il Genoa di Juric, poi il battesimo stagionale in Europa League sempre fuori casa, stavolta in Grecia per sfidare il PAOK Salonicco. Neanche il tempo di scendere dall'aereo e subito la testa va di nuovo al campionato con il big match di domenica 18 settembre alle 20.45 contro la Roma al Franchi. Mercoledì il primo turno infrasettimanale di Serie A che mette i viola di fronte all'Udinese in trasferta. Poi domenica sera altra super sfida casalinga contro il Milan a Firenze. Il giovedì successivo è nuovamente tempo di Europa League, ma non ci sarà nessuna trasferta lontana da affrontare perché i viola ospiteranno gli azzeri del Karabag. Domenica 2 ottobre trasferta a Torino contro il Granata dell'ex Mihajlovic prima del meritato riposo con la sosta dedicata agli impegni delle nazionali con gli azzurri del CT Ventura che affronteranno Macedonia ed Albania per le qualificazioni al Mondiale 2018. Viste le premesse, dunque, per Paolo Sousa è fondamentale recuperare i titolari infortunati, soprattutto Gonzalo Rodriguez e Vecino. Per l'uruguaiano la situazione è in netta via di miglioramento, anche grazie alla mancata risposta alla convocazione della sua nazionale, e già sabato è tornato a lavorare al Franchi con tanto di esercitazioni. Più incertezze invece sul ritorno in campo del difensore centrale argentino nella gara contro il Genoa, anche se sulle sue condizioni fisiche c'è un cauto ottimismo. Sulla via del recupero infine Tatarusanu, che dopo una settimana di riposo assoluto a causa della botta alla testa rimediata con il Chievo è pronto a tornare a lavorare con i compagni, ma la sua inamovibilità dalla porta viola è in forte discussione con Lezzerini che scalpita pronto a soffiargli la maglia da titolare. Allora, belle notizie per l'Italia, vero? 3-1 gol di Immobile appena entrato. Ciro, calcolando che erano in 10, quindi che sono in 10. Sì. Ottimo. Gol pesante. Gol pesantissimo. Il momento giusto. Allora, sì. Pesantissimo anche si preannuncia questo mese di settembre, appena iniziato per la Fiorentina, avete sentito nel nostro servizio, veramente un mese full. Come ci si prepara? Come si deve affrontare un mese così, Alberto? No, lo si affronta come già lo sapevano, quindi cioè devi andarci con la testa giusta, vieni da una vittoria in casa, che bene o male, pure se non è stata esaltante, ti dà insomma una certa morale perché ti dà punti in classifica, devi prepararti psicologicamente, quindi devi essere bravo l'allenatore, ma il gruppo, insomma, creare un momento di concentrazione un pochino più intensa, nel senso che sono andato a incontri abbastanza ravvicinati, tutti sono importanti, non puoi fare, devi vivere la domenica partita per partita, non puoi fare dire oggi posso fare, non do il massimo perché poi c'ho una partita più importante dopo, perché sennò le perdi tutte e due. Seba. Il gruppo è importante, e poi è molto importante, oltre a quello che ha detto Alberto, la gestione del gruppo gestita dall'allenatore. Deve essere bravo a gestire gli sforzi di tutti e a cercare di utilizzare più giocatori possibili per avere tutti sempre al 100%. Motivazione, entusiasmo e rigore agonistico, giusto? Voglio rivedere Sousa con gli occhi della tigre. Gli occhi di fuoco. È quello che ci vuole. Come il settembre. Insomma, questo settembre hai sentito, no? Sì. Ma come lo vedi settembre per la Fiorentina? Per me andrà bene.
Ah, sì, so. Va a partire abbastanza bene. Cioè, cambiamenti... Si vedrà subito dall'11. Subito dalla trasferta, sì. Proprio sì. Poi dopo settembre. Ci sarà sicuramente un calo, ma già l'11 secondo me parte bene. Ecco, noi ci eravamo abituati alla partenza bella di settembre, subito lì. No, scherzo, a parte gli scherzi, quindi 11 settembre, perché no? Sarebbe importante portare a casa da Genova 3 punti, anche se siamo alla 3ª giornata di campionato. Su, ragazzi, forza, fateci un regalo. Bene, siamo agli sgoccioli, questa puntata, la 3ª di Mister Romeo, è davvero volata. 1000 sono stati gli argomenti affrontati, tutti con entusiasmo, perché qui in questo studio l'entusiasmo non manca, anche perché oggi è davvero un parterre de roi arricchito da una regina, la nostra Lynn, naturalmente. Io vado a salutare la nostra astrofata per prima, perché è una donna, grazie di essere stata con noi, il nostro Luigi La Serpe. Buonasera. Permettetemi di ringraziare con un cuore gigante così Sébastien Frey per la sua prima, spero, partecipazione, non unica, qui a Mister Romeo RTV38. Grazie Seba. Grazie a te dell'invito, grazie. È stato un piacere. E poi naturalmente grazie anche al nostro Alberto Di Chiara, grazie, sempre forte sulla fascia, sei sempre, caro, sempre forte. Grazie naturalmente a tutti voi, domani lo sapete c'è Viola d'Amore con David Guetta, altro appuntamento imperdibile di RTV38, la domenica il 38 Sport, tutti i giorni l'edizione del TG sportivo del 38 Sport, insomma, se voi volete seguire davvero il calcio fuori dagli schemi dovete essere sintonizzati per forza su RTV38. Io ringrazio e saluto anche Patrick, un grande tifoso della Fiorentina e grande tifoso anche di RTV38, che oggi fa gli anni, non si dice quanti. Ciao Patrick, basta, è finita qui. Mister Romeo vi dà appuntamento lunedì prossimo. Buonanotte a tutti e grazie per averci seguito. Ciao.